Ma dunque, innanzitutto da quella documentazione a cui faceva riferimento lei, proporrei di togliere immediatamente quelle 5 domande finali che si concludono addirittura con la gestione del fascicolo penale accelerata grazie al cloud, in cui non capisco bene se il nostro processo penale deve andare sulle nuvole o dove deve andare, perché sono 5 domande in parte disinformate, mal poste, se non banali, e quindi dico subito perché. Prima domanda: perché, nonostante gli evidenti risparmi di tempo e costi, il primo livello, che non capisco cosa sia, il primo livello di giustizia digitale è partito solo a Milano? Sbagliatissimo, falso, cioè, quindi questa è una domanda proprio di pura, fatto di pura disinformazione. A Genova dal 2003 il Tribunale di Genova è stato individuato dal Ministero insieme ad altri tribunali come uno dei tribunali di sperimentazione del processo civile telematico. E attualmente è uno dei 29 tribunali italiani, per esempio, che emette decreti ingiuntivi telematici, anche se sicuramente in forma ancora insufficiente, ma per colpa soprattutto degli avvocati che non si adeguano tecnologicamente a questa strabiliante opportunità. Per cui non è vero che solo a Milano fanno certe cose. Sicuramente Milano è in testa in tutta una serie di procedure informatiche nell'ambito degli uffici giudiziari per una serie di concause locali particolarmente felici, che non si riproducono in tante altre città esclusivamente per le colpe che queste città si portano dietro da sempre. Per esempio, disattenzione degli enti locali, disattenzione delle corporazioni. A Milano il Consiglio d'Ordine degli Avvocati finanzia da anni tutti i procedimenti, le procedure di informatizzazione degli uffici giudiziari milanesi. In più, a volte avvengono colpi di fortuna tipici del nostro paese. Legge sull'Expo milanese: nella legge sull'Expo hanno infilato 3 milioni e mezzo di euro da buttare a pioggia sugli uffici giudiziari milanesi per la modernizzazione degli uffici giudiziari milanesi. 3 milioni e mezzo di euro solo a Milano. Allora, per forza, poi è facile dire che Milano è avanti, e Milano è avanti grazie tanto. Cioè, la Camera di Commercio finanzia, le istituzioni locali si preoccupano realmente, ma con finanziamenti. Non sono le imprese che poi private che qua e là cercano di infilarsi nei meandri dell'informatizzazione degli uffici senza alcuna regola generale, esponendo gli uffici giudiziari anche a pericolose commistioni tra privato e pubblico, sotto dello slogan che il nostro ministero continua a dirci: aggiustatevi, cercate voi le risorse aggiuntive, perché risorse dal centro non ne arrivano, la politica del fai da te, dello shopping delle risorse. Ebbene, in questo contesto di politica pauperistica cronica, il nostro ministero non finanzia adeguatamente questi processi tecnologici, finanzia qua e là a macchia di leopardo iniziative che prima hanno carattere sperimentale, poi vanno a regime, ma riguardano ancora una quota minima di tribunali. Genova in questo è fortunata, perché è una di quelle inserite già in procedure già avanzate di informatizzazione, anche se ancora ovviamente limitate, parziale, per colpa di quei fattori di contesto a cui accennavo prima. E allora, la prima domanda, ecco, già è una risposta abbastanza precisa, che non deve far pensare che solo a Milano si stiano facendo certe cose. Seconda domanda, cosa banale: cosa manca per attivare la digitalizzazione della giustizia a livello nazionale? I soldi mancano. I soldi, mi sembra una domanda così difficile da dare una risposta, è banalissima: mancano i soldi, o meglio, i soldi si buttano in certi rivoli. Ogni anno il nostro ministero spende 100 milioni di euro di risarcimenti danni ai cittadini per legge Pinto. Lo sapete cosa sono le leggi? Cos'è la legge Pinto? È quella legge varata nel nostro ordinamento nel 2001 per pararci il sedere dalle condanne quotidiane di Strasburgo, della Corte Europea di Strasburgo, per la durata irragionevole dei processi in Italia. E per pararci il sedere dalle condanne a Strasburgo, in Italia abbiamo inventato solo una cosa, una legge che prevede che i risarcimenti siedano in Italia e non più a Strasburgo. Non si sono adottate misure per fronteggiare organizzativamente il problema dei tempi, no, si è inventato soltanto il rimedio dell'indennizzo, legge Pinto. Ogni anno lo Stato versa a cittadini malcapitati, i cui processi civili o penali hanno avuto una durata irragionevole, indipendentemente dal fatto che poi questi cittadini avessero ragione
o fossero imputati colpevoli dei reati, non importa, è sufficiente che il loro processo sia durato troppo, che prendono i soldi dallo Stato italiano, che non gli ha fornito prima un adeguato servizio giudiziario. 100 milioni di euro all'anno di legge Pinto. Non si potrebbero investire in prevenzione questi 100 milioni di euro, anziché solo per indennizzare quando la stalla si è rimasta aperta e i buoi sono già scappati? Quindi non è neanche che non ci siano i soldi ci sono, pochi, ma quei pochi vengono anche spesi male. Terza domanda, come possono le aziende coadiuvare il Ministero nel cammino verso la giustizia digitale? Come possono coadiuvare? Vadano, partecipano a quei pochi, limitati, sporadici appalti o commesse che il nostro Ministero distribuisce in materia. Non li posso distribuire io, Presidente Tribunale. Io sono atterrito all'idea di fare delle convenzioni senza paletti normativi di nessun genere con aziende che mi dicono, sa, le informatizziamo tutte le procedure fallimentari, le facciamo questo, mi mandano delle brochure strepitose, delle cose meravigliose, effetti positivi, poi alla fine non si capisce mai, dico, ma scusate, ma voi siete un'azienda privata? Sì. E allora, ma perché ci offrite tutti questi strabilianti servizi? Ma sono gratuiti, come gratuiti? Sì, a voi non costano niente, sì, ma da qualche parte qualcuno costerà. Ah beh, ma sa, metteremo, magari stabiliamo che per ogni procedura fallimentare aumentiamo il costo della procedura di X euro. Ho capito, ma allora qui qualcuno, cioè alla fine qualcuno deve pagare, chiariamo, perché alla fine sembra che il profitto sia evaporato, non ci sia, offrono solo servizi meravigliosi, non si capisce in cambio di che cosa. A cosa si impegna il Tribunale? Ah, ma il Tribunale non tira fuori nessun soldo, perché il nostro Ministero ci dice cercate risorse aggiuntive, ma mi raccomando, nessuna spesa a carico dello Stato, perché noi abbiamo inventato da anni nel settore della giustizia le riforme a costo zero. Non esistono riforme che siano tali che possono essere a costo zero. Allora, quarta domanda, la riorganizzazione dei tribunali e delle cancellerie è solo un sogno o può essere un punto di partenza di questo processo? Non è più un sogno. Non è più un sogno, in parte. A Genova non lo è più. A Genova, nonostante tutte le difficoltà, tutti i limiti, tutte le rigidità esterne, tutta la scarsa collaborazione proveniente dal contesto che ruota intorno al Tribunale, riusciamo adesso a emettere già quasi il 25% dei decreti ingiuntivi in via telematica. Potrebbero essere il 100%, ma questo dipende semplicemente che sono ancora troppo pochi gli avvocati che ci chiedono il decreto ingiuntivo in via telematica. I decreti ingiuntivi in via telematica li emettiamo nel giro di due giorni, un giorno, ore. Quelli cartacei ci voleva sempre, sì e no, un mese e mezzo, due mesi. Questo è il rapporto. E allora, se poi andiamo a vedere che, ce lo dicono poi le indagini economiche, che nelle regioni in cui vi è un maggior numero di procedimenti civili pendenti e nelle regioni in cui l'emissione dei decreti ingiuntivi, che vuol dire sistema delle imprese, perché i fruitori dei decreti ingiuntivi sono in massima parte imprese creditrici, e nelle regioni in cui anche i decreti ingiuntivi vengono emessi in tempi maggiori, in queste regioni più alti sono i tassi di interesse bancari e vi è maggiore difficoltà nell'accesso al credito. Questi sono i dati. Ma fino a quando troppo pochi sono ancora i fruitori e che chiedono il decreto in via telematica, sicuramente perdiamo una chance grossa per accelerare, per rendere più efficiente il funzionamento della giustizia in questo settore, nella nostra città. Altre cose, dal 1 marzo scorso, quindi sono 22 giorni, è entrato in vigore un decreto del Ministro, chiesto da noi, insieme agli avvocati, al Consiglio d'Onore degli Avvocati genovesi, per la telematizzazione di tutte le comunicazioni e notifiche delle cancellerie. Tema abbastanza che a molti qua magari può essere oscuro o di poco interesse, ma vi assicuro che le nostre cancellerie possono da adesso a inviare per telematicamente a tutti gli avvocati muniti di posta elettronica certificata, la famosa PEC, per via telematica tutte le comunicazioni di cancelleria, senza bisogno che ciascuno vada materialmente in ufficio, nelle cancellerie, a fare le code, a chiedere, a ottenere il cartaceo. Questo è un risparmio enorme di tempi
e semplifica il lavoro delle cancellerie, riduce i tempi dedicati ad attività, come dire, lavorative di basso contenuto, di scarso se non inesistente valore aggiunto, consente alle forze lavoro che abbiamo di occuparsi di cose più rilevanti, più funzionali alla giurisdizione. Si riducono gli accessi, si accelerano enormemente i tempi. In 20 giorni sono già state effettuate più di 3.500 comunicazioni in via telematica e non più in via cartacea. Le procedure di esecuzione immobiliare da anni sono prevalentemente effettuate in via telematica e via discorrendo. Quindi una serie di procedimenti di forte innovazione dal punto di vista della penetrazione dell'informatica nei nostri uffici è in atto al Tribunale già da tempo. L'ultima è questa delle notifiche e comunicazioni telematiche, che sta dando risultati importantissimi. Finisco proprio con due considerazioni finali. Le difficoltà nella nostra amministrazione sono non poche nel andare avanti su questi procedimenti, su queste innovazioni, perché sicuramente la nostra è un'organizzazione caratterizzata anche da grosse rigidità e così deve essere, perché mi è piaciuta quella frase dell'amico Ranieri quando dice la tecnologia rompe, se ho capito bene, le comunità degli identici. Sì, ma la nostra è una comunità di identici ed è bene che resti così, perché non possiamo. Ecco, l'amministrazione pubblica ha dei problemi, ecco, con questa prospettiva. Così come il professor Bolla, che diceva il processo appunto di informatizzazione, i processi di informatizzazione determinano la virtualizzazione e la delocalizzazione di quello che succede o delle attività. Ecco, il processo più di tanto non può essere delocalizzato, ma non nel senso che non deve rimanere o che deve per forza per sempre rimanere cartaceo, ecco, questo lo stiamo già superando qua. Però alla fine il processo si dovrà sempre svolgere in un'aula davanti al giudice, il contraddittorio tra parti, con i testimoni. Non potremo trasformarlo tutto in nuvola, nell'etere, non potrà tutto svolgersi nell'etere, dovrà in certi segmenti, ecco, se no arriviamo, vabbè, ma la galera virtuale l'abbiamo già realizzata da quel di... L'abbiamo realizzata da quel dì solo per determinate categorie di imputati, sia chiaro. No, perché sennò poi non si capisce perché i nostri carceri scoppiano. Scoppiano perché c'è una certa popolazione in carcere, non ce n'è un'altra. Detto questo, quindi, rigidità organizzative per certi aspetti devono rimanere. La politica pauperistica penso che sia destinata a continuare, perlomeno fino a quando la magistratura italiana avrà il tasso di indipendenza che ha attualmente, perché una magistratura indipendente come quella italiana non si correla perfettamente con una politica ministeriale governativa di favor per l'efficienza, perché una magistratura troppo indipendente e troppo efficiente è un qualcosa che nessun sistema politico al mondo può reggere. Quindi da questo punto di vista siamo disincantati, non avremo mai una politica governativa efficientistica e non pauperistica in materia giudiziaria. Con questo si dovrà convivere, cerchiamo che attraverso le sinergie che qua e là possono aumentare, una maggiore collaborazione a livello locale tra istituzioni, tra tessuto istituzionale locale e uffici giudiziari. Qui sì che possiamo trovare sinergie che finora sono mancate, perché se c'è un interesse che la città sia smart, è che allora anche l'ufficio giudiziario diventi smart, tutti smart, questo è vero, benissimo, volete il tribunal, lo smart tribunal, benissimo. Allora lo smart tribunal non ci arriva da Roma, lo smart tribunal può nascere se crescono insieme a chi lavora nel tribunale e a chi lo dirige tutta una serie di fattori che possono aiutare in questa crescita. Da soli non ce la facciamo e soprattutto non ce la faremo se dovessimo pensare a un aiuto solo proveniente dal centro. Grazie.